Diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio a due esponenti della Proloco di Castel Goffredo, di nuovo con noi Lara Fezzardi, bentornata. Buongiorno. Con Lara Fezzardi c'è Daniela Ferrari, bentornata. Buongiorno. Bentornata. Gli ascoltatori sono invitati sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per sms e messaggi WhatsApp che è il 338 17 19 105, poi c'è anche la mail diretta @temporadio.it e siamo in streaming sulla pagina Facebook Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, quindi potete usarla tranquillamente per seguirci e per scriverci anche. Allora, bene, che sta per accadere a Castel Goffredo? Sta per arrivare la famosa fiera di San Giuseppe, datata 1904, quindi ha più di un secolo di vita, e negli ultimi 3 anni la Proloco di Castel Goffredo, che ce l'ha in gestione da parte dell'amministrazione comunale, gli ha dato una connotazione particolare, almeno per quanto riguarda la piazza Mazzini. Infatti si chiama Dillo coi fiori. Credo che sia nel campo del giardinaggio, chiamiamolo così, generale, una delle fiere più originali in assoluto, perché ha 3 declinazioni che sono giardinaggio, arte e moda. Questo vuol dire che i fiori parlano su più argomenti, su più strati, proprio perché dal fiore vegetativo, quindi dal fiore naturale, al fiore di carta, al fiore però anche come mezzo di comunicazione, perché quanti mazzi di fiori raccontano e dicono agli innamorati, a seconda del colore, quelle cosettine lì. E quindi i fiori sui fiori dei vestiti, i fiori sui fiori dei quadri. Quindi l'idea di avere i fiori come un grande spazio mentale dove questa grande voglia di primavera, visto che siamo agli inizi, proprio siamo tra le prime fiere che parlano di fiori, e sboccia proprio nell'idea di questa grande performance che viene realizzata in piazza Mazzini a Castel Goffredo, dalle 9 alle 19. La cosa particolare che ormai sta caratterizzandolo le nostre fiere, le nostre sagre, è appunto questa grande passerella di 40 metri che divide in due la piazza e che fa scorrere su questa passerella ogni 30 minuti una sfilata che è dedicata sia alla moda, che è la cosa più naturale, sono 9 le modelle professioniste che sfilano tutto il giorno, ma anche agli oggetti in scena. Questo vuol dire che anche le bancarelle che abbiamo attorno, che sono circa una 40 di espositori, possono avere il loro momento di richiamo con la sfilata delle cornici, la sfilata degli oggetti e la sfilata dei quadri, perché abbiamo appunto anche una mostra in Galleria Bazzani che parla appunto di quadri, e abbiamo anche degli artisti in estemporanea che disegnano appunto fiori davanti a tutti, proprio perché anche quello è un altro modo per interpretare il fiore, di vederlo e di annusarlo con gli occhi, non con l'olfatto, insomma. E quindi ci sembra una fiera estremamente piacevole, ecco, non ha pretese di essere super specialistica, però è sicuramente nelle sagre qualcosa di un po' diverso. L'appetibilità del gruppo, del pubblico finora si è dimostrata molto alta. Abbiamo chiaramente un afflusso notevole dovuto proprio alla tipicità della sagra, ma la piazza sta acquistando pian pianino sempre più risalto e sempre più clamore. Sono i primi colori che vediamo dell'anno, insomma, in poche parole, perché i fiori chiaramente raccontano in modo suggestivo una cosa estremamente bella. Voglio solo fare una nota di merito a 2 vivaisti che corollano questa passerella di 40 metri con 2 giardini che sembrano spuntare improvvisamente dal pavimento della piazza, e sono uno appunto il vivaio Zagni e l'altro il vivaio Toninelli, che gratuitamente vengono e allestiscono questi 40 metri in maniera strepitosa, perché proprio sono un piacere da godere proprio per la vista. E quindi questa passerella non diventa più un elemento freddo di legno e acciaio, ma diventa quasi un giardino lungo, come dicevo, tutta la piazza, sul quale scorrono poi le nostre modelle in bella vista. Sì, stavo pensando, quindi Castel Goffredo diventa un po' Sanremo, insomma. Potrebbe anche essere, questo ci mancava, però per essere simpatica. Una sorta di cose. Tentiamo anche questa carta. Che è veramente, ricordo un vestito, lei è una stilista, sì, no? Esatto. Il vestito di fiori che avevano fatto Letizia Castà. Certo, certo. Stava certo. Benissimo, effettivamente. Sì, fiori. È stata una delle sperimentazioni che sia di fiori freschi che di fiori finti vengono fatte ogni tanto per provocare. Ma noi, siccome Daniela è proprio una delle nostre, a parte del direttivo della Proloco, ma è anche una
che ha fatto soprattutto l'anno scorso questi corsi di carte e ha trovato attorno a sé un po' di donne interessate, farà un suo momento di gloria anche questo giro. Di cosa si parla? Ecco, si dica. Un gruppo di creative che insieme a me hanno creato appunto bouquet piuttosto che centrotavola, piuttosto che sculture, tutte fatte con la carta e naturalmente che declinano l'argomento che è Dillo coi fiori. E poi le nostre passerelle saranno ogni tanto interessate anche con le nuove modelle da questi fiori giganti che ha inventato Daniela da mettere in testa proprio come un cappello così un po' bizzarro ma divertente, perché sapete che la passerella ha sempre bisogno di un po' di estrosità teatrale, chiamiamola così, un po' di spettacolo, e quindi si è inventata questi fiorelloni giganti come nuovo cerchietto, come nuovo decoro da testa, molto molto simpatici veramente, sempre tutto riciclato perché lei utilizza sempre cose assolutamente riciclate. Sì, solo esclusivamente materiale a costo zero. Questa è una cosa molto interessante. Il valore aggiunto è la nostra creatività, la nostra voglia di esprimerci facendo cose gradevoli e belle, ma senza impegnare il portafoglio. Benissimo. Dunque, poi adesso riprendiamo a parlare anche, lei ha detto anche mostre di pittura, anche giustamente. Durante sarà la chiusura in questo caso, di solito è l'apertura, invece l'abbiamo un po' anticipata, è il Diletto dell'Arte, che viene sempre abbinato con Dillo coi fiori, ed è anche questo un momento estremamente gradevole, dove abbiamo, anni fa, perché ormai siamo avanti con gli anni, inventato questo momento dedicato agli artisti non professionisti, quindi una mostra di artisti che alcune volte rubiamo proprio dei cassetti nascosti in casa, alcune volte persone invece che sono un po' all'embrione del loro momento artistico, e quindi facciamo una collettiva dedicata appunto a questi artisti che hanno in cuore una loro voglia di esprimersi, una loro voglia di disegnare, di colorare, magari semplicemente per il gusto, no, di farlo, per il piacere di farlo. Il Diletto dell'Arte ci è piaciuto proprio perché ci sembrava anche carino poter dare a loro uno spazio espositivo, perché anche l'artista si misura con il pubblico e non sempre è una cosa così scontata, soprattutto per un artista che in qualche modo, io lo dico sempre, che tanto o poco l'artista esprime se stesso, e quindi è un modo anche di rivelarsi agli altri, non è così semplice, magari per chi è un artista afferrato diventa anche così usually, mentre noi abbiamo bisogno di pensare che non tutti siamo così portati per questo settore, per questo argomento, ma abbiamo questa grande passione interiore, e quindi ci sembra molto carino anche così una volta all'anno dargli spazio e dargli merito in questo senso. Tre di queste artiste in estemporanea saranno proprio sulla piazza, in piazza Mazzini, a disegnare in questo caso con la loro arte madonnare, quindi con i gessetti, il quadro appunto dedicato a Dillo coi fiori. Benissimo, fermiamoci un attimino con le due esponenti della Proloco di Castel Goffredo, ci troviamo tra un paio di minuti nella con noi ci sono Lara Fezzardi e Daniela Ferrari della Proloco di Castel Goffredo, e stiamo parlando di questa fiera di San Giuseppe con al suo interno in piazza Mazzini Dillo coi fiori. Esatto, questa piazza è particolarissima perché è tutta la cornice della piazza, come abbiamo detto in centro c'è la passerella, ma la cornice della piazza è fatta da fiorai, è fatta da volontari di vario livello, quindi la bucaneve, la lotta contro i tumori, sono varie le situazioni sociali che sono sempre presenti, è fatta appunto da chi lavora la terra, quindi anche da macchinari e quant'altro, e chi lavora con i fiori. Chi lavora con i fiori vuol dire gente, come dicevamo prima, che lavora con i fiori di carta, ma gente che dipinge fiori su quadri, gente che fa orecchini con i fiori, che fa le varie bigiotterie, le cornici, tante cose molto diverse. Abbiamo anche la stilista Cristina Girelli che lavora con i fiori nei suoi abiti, sarà una delle protagoniste della passerella, oltre alle Marcolini, oltre a Olinda, che è un'altra associazione molto importante che sta recuperando tutta una serie di valori che poi racconteremo magari sulla passerella in modo più preciso, e abbiamo anche un momento nuovo per la passerella appunto di Dillo coi fiori, che è il gruppo di ragazze, sono dei teenagers di Raffaella Rubagotti, che balleranno e saranno delle farfalline, dei folletti molto molto belli, saranno due spettacoli all'interno di questa passerella.
Quindi il tutto inizia alle 10:30, il momento della passerella, quindi ogni mezz'ora, eccetto la pausa del pranzo, ogni mezz'ora c'è proprio qualcosa di nuovo. Quindi nella tranquillità della piazza ogni mezz'ora si alza una musica indicata e quindi saranno queste sfilate molto molto interessanti. Allora io voglio mandare un saluto a, credo, un'ascoltatrice, non so, comunque è arrivato un messaggio nel quale ci è arrivata la foto di fiori di carta, dovrebbero molto essere, belli, da quello devo che dire. Su WhatsApp, sì. Ci sono i fiori che faccio per passatempo. Ecco, invitiamo la costruttrice a contattarci, che magari se ha già voglia di venire con noi domenica sarebbe una bellissima cosa, perché vedo che la foto è veramente molto bella, è un esatto. Lavoro notevole che ha fatto. Esatto, per cui prepara carta e penna, lo diciamo, sì. Appunto perché poi diamo anche le coordinate proprio della Proloco di Castel Goffredo, ci fosse anche certo. Qualcuno che vuole avere informazioni o collaborare anche, per esatto. Esempio appunto. Non so se sia un'ascoltatrice o un ascoltatore, presumo sia un'ascoltatrice, però comunque chiunque abbia mandato questo messaggio. Allora, scriveci una mail a info@prolococastelgoffredo.com oppure mi può telefonare 335 588 1636. Benissimo, poi li ripetiamo anche. Va dopo bene. Magari. Allora, vediamo tra i tantissimi messaggi che avete ricevuto anche, vediamo un attimino. Dunque. Allora, vediamo un attimino perché sono così. Dunque, a me piace molto. No, qua era stato mandato. Avevamo detto che sarebbe venuta Luciana Coresini. Quindi, a me piace molto il tortello amaro. Ma mi hanno detto che nella ricetta che ci avete messo su Facebook mancano alcuni ingredienti. Dice Anna. Vabbè, no, assolutamente la ricetta è la ricetta corretta, precisa. E che c'è sempre quel famoso ingrediente particolare che è quel tanto basta di tortello di erba amara. Quindi è lì il delicato della ricetta, perché l'erba amara si evolve nell'arco dell'anno e quindi non sempre si può mettere la stessa quantità di erba amara, perché alcune volte risulta molto amaro e alcune volte risulta poco saporito. Allora Valerio fa un po' di polemica, ma cioè non con voi, ma ci può stare assolutamente. Dice, signora Fezzardi, dillo coi fiori, bellissimo, anche perché l'Italia è nota nel mondo per il giardino all'italiana, ma ora fanno tutti i bonsai, è vero? Anche questo sì. Cioè, io devo dire, i miei vicini hanno fatto tutti i bonsai, effettivamente. Chissà come mai, che non sono neanche così facili da tenere, perché noi abbiamo venduto i bonsai per la Lights e quant'altro. Sembra di essere a Tokyo più che... Sì, ma in tanti ci hanno detto che non sono riusciti a farli sopravvivere, per cui non è neanche una tecnica così semplice. Però quelle sono piante, noi facciamo fiori, per cui è una cosa leggermente diversa. Però vero è che comunque lei ha detto appunto giardinaggio, arte e moda. Sì. E le tre cose sono spessissimo, tra l'altro, in accordo, perché per esempio tantissime sfilate, tantissimi eventi sono fatti in maniera estremamente artistica, perché poi la moda è arte, all'interno di parchi famosi. Certo, normalmente certo. Questa è la location. Ma sì, mi ci è sembrato bello poter aprire questo orizzonte a tre argomenti diversi, per uno non replicare le fiere e le mostre che ci sono già di giardinaggio, di fiori in giro, che ce ne sono diverse e sono anche molto più qualificate, e due perché si giocava di più. A me piace sempre trovare qualcosa di un po' più originale, un po' più inedito, e quindi l'idea di questo dillo coi fiori a un certo punto è nata fresca e ci è piaciuta e la stiamo portando avanti con molto entusiasmo. Allora, siete brave anche perché tenete testa a persone non simpatiche, continuate dopo di voi il nulla, altrimenti, dice Simone. Simone è un caffè pagato, grazie. Allora, sì, tra l'altro io gli ho edulcorato il messaggio, diciamo, sì, Simone. Allora, Lara, grazie alla tua creatività e al gruppo di Castel Goffredo, Capomundi, dice un altro messaggio ancora, allora. Quindi un altro messaggio per Lara Fezzardi. Presidente, una manifestazione veramente bella, organizzata alla perfezione, grazie Mariella anche. Ringraziamo, perché questo fa audience positiva attorno a questa iniziativa, che è solo la terza edizione, quindi ci piace che la gente l'abbia vista e che l'abbia già potuto apprezzare. Quest'anno non li deluderemo. Sergio Di Ghedi dice: la fiera quando la fate non manco mai, per cui salutiamo anche tutti i ghedesi. La fiera è sicuramente un momento, come si usava tanti anni fa ma ancora oggi, di incontro del parentado e quindi di amici che non sono solo di Castel Goffredo, quindi si rivolge a un pubblico un po' più ampio, ed è uno dei motivi per cui ci crediamo molto nelle fiere.
Allora, vediamo, Corresini Fezzardi Proloco dice: perché non vi alleate con la Proloco di Carpenedolo, che è una bella realtà? Questo ogni tanto torna. Sì, questa cosa. Mi pare. Guarda, con Carpenedolo noi abbiamo un dialogo molto aperto, parteciperanno, adesso faccio una parentesi un po' personale, a una fiera che si chiama Aroma di Flora e Lavora, che sarà appunto il 13-14 di maggio a Castelgofredo, parteciperanno con i loro Malfatti. Quindi questo rapporto tra noi e Carpenedolo è sempre abbastanza stretto. Abbiamo avuto l'onere e l'onore di insegnargli, fra virgolette, cosa voleva dire Proloco. Tanti anni fa sono andata io e Luciana appunto a spiegare nei dettagli quello che poteva essere il lavoro. Hanno iniziato piano piano e oggi stanno facendo veramente un bel lavoro. Sono orgogliosissima di loro. Bene, benissimo. Cosa ne pensa dello street food? Le chiedono. Mi sembra un abuso, meglio lo slow food. Allora, noi siamo slow food per eccellenza, perché, come abbiamo già citato, il tortello amaro è diventato... Perché lo street non è fast, per cui... No, no, noi siamo slow food perché siamo comunità del cibo, degli slow food, dal punto di vista del tortello amaro, ma siamo anche street food perché noi abbiamo anche l'Amar Burger, che è un prodotto estremamente qualificato che si può mangiare durante la nostra passeggiata, perché tante volte passeggiando si può mangiare bene e non è detto che non si debba mangiare per forza male. Spesso facciamo uscite con il tortello amaro di street food. Cioè, sì, uno spiedino di tortelli che sì, un assaggino lo facciamo. Per cui, quindi il nostro tortello è sia l'uno che l'altro. Allora, tra pochi giorni, cioè sì, sulle elezioni della Proloco. Siamo qui in chiusura. Perché dice Lara, devi essere sempre tu la presidente della Proloco. Ma sempre, in eterno, per centinaia di anni, inesorabilmente. No, io ci tengo molto, la Proloco è la mia famiglia, quindi è sicuramente per me non un'appartenenza semplice, un'appartenenza di grande passionalità e di grande amore. E mi ricandido, quindi... A chi piaccio bene, a chi non piaccio si deve accontentare del fatto che mi ricandido. Chiaramente i soci hanno il diritto di votare e di scegliere. E giovedì, quindi dopodomani, avremo proprio le elezioni. Il triennio si è concluso, questo triennio, per aprirne uno nuovo. L'80% del direttivo si ricandida, questo dà il senso di continuità, e questo 20% di innesto dà il senso anche di rinnovamento. Credo che sia un bel equilibrio per presentarci davanti ai nostri soci, con un bel bilancio e con un bel lavoro fatto l'anno scorso, che è stato l'anno del ventennale, un anno per noi estremamente importante, dove abbiamo speso un po' di più, ma abbiamo avuto veramente grandi momenti storici, direi, da raccontare. Infatti l'assemblea partirà con un video che racconta appunto il 2016 in maniera molto precisa, ed è sicuramente un video testimonial proprio di quello che è stato il lavoro di questi lunghi anni. Sono 25 anni di Proloco, ma il nostro fiore all'occhiello, il nostro gioiello di casa, è il tortello amaro, indiscutibile. Parliamone un attimo di tortello amaro. Avete nuove iniziative adesso voi, oltre il tortello amaro? Ha una serie di iniziative che sono da corollario a tutto l'anno, quindi non si parla solo di giugno, ma si parla di tutto l'anno, di uscite nei vari posti dove ci chiamano, di fiere dove partecipiamo e di show cooking, ed è un tortello amaro che sta dilagando anche a livello ristoratore. Tanti sono i ristoranti che hanno il tortello amaro, incominciamo veramente ad allargare a macchia d'olio, e questo ci fa piacere. È chiaro che l'innesto del slow food ci sta insegnando tante cose e sta dando valore, uno, alla ricetta, come abbiamo detto l'altra volta, che è stata depositata anche in comune, quindi c'è una base di qualità a prescindere su cui noi lavoriamo, e due, chiaramente dà un sigillo, un marchio di qualità indiscutibile, perché chiaramente Slow Food è una situazione di grande pregio a livello mondiale. Per noi è veramente un onore parteciparvi. Per cui sicuramente, infatti c'era un Lara avanti con il tortello amaro, appunto. Siamo in chiusura, vorrei Fiera di San Luca, evento bellissimo anche, vi fanno... Allora, è l'altra fiera, che è quella più antica, una delle più storiche della provincia di Mantova, 1457, quindi datatissima, ed è una fiera dove lì invece, con lo stesso gioco che abbiamo fatto con Dillo coi fiori, abbiamo innestato il mondo dei ri.
quindi un mondo particolare dedicato tutto al riuso, al rispetto, al ricreo, al ripenso, tutto quello che oggi c'è bisogno di fare, nato un po' suggerito da questa crisi anche economica, quindi il risparmio era stato uno degli argomenti forti di spinta, ma anche da questo momento fortemente ecologico, da questo momento anche di ricreazione, di ready made. Tanti sono gli argomenti che possono svilupparsi in questa piazza e quindi abbiamo due fiere con due piazze completamente ricollocate. Allora, Castel del Goffredo è il paese più bello, dice Claudio, lo dice in dialetto, io non lo leggo il dialetto. Lara, e sushi di erba amara, perché no? Mi lascia un po' perplesso adesso. Ma no, ma noi siamo, guarda, l'erba amara, devo dire, ci sta stupendo tutti i giorni. Però adesso Daniela non è la persona più adatta a parlare perché lei odia il pesce, quindi diventa una tragedia. Del sushi la suggerirei. Adesso facciamo una cosa, chiedo scusa personalmente ai giapponesi perché abbiamo citato prima i bonsai dicendo oddio, è vero, è vero. Sushi, quindi non. Allora, poi è vero che per iscriversi alla Proloco bisogna avere delle tessere. Allora, la Proloco, chiaramente i soci della Proloco sono iscritti tramite una tessera che costa 15 euro ed è la cosa più semplice del mondo, si può farla da tutte le parti. Che è la tessera della Proloco. Che è la tessera della Proloco. Non la tessera di un'altra... Ah, no. Tessera della Proloco, punto, a capo, che dà chiaramente l'autorizzo a tutta una serie di cose, non altro appunto a partecipare all'assemblea elettiva, a votare e anche ad avere tutte le information durante l'anno di quelle che sono le iniziative appunto della Proloco e di quello che noi in qualche modo seguiamo perché facciamo anche tante collaborazioni. Poi ancora la Proloco dovrebbe fare qualcosa per il ballo e il sociale, non si vive di solo cibo, dice Anna. È uno degli intendimenti che voglio lanciare proprio nel nuovo triennio, se avrò l'onore di presiederlo. Sicuramente noi abbiamo bisogno di guardare anche ad altro, perché questo grosso lavoro delle tortelle adesso si può dire un po' conclamato, no? Siamo ancora in partenza per certi versi, però tanto è stato fatto, per cui speriamo che questo 20% di innovativo che dovrebbe entrare nel direttivo ci dia anche qualche altro spunto, perché la Proloco è fatta dalle sue persone, quindi le sue persone hanno caratteristiche, hanno attitudini e hanno tendenze particolari. Questo vuol dire che ognuno di noi porta all'interno del direttivo il proprio know-how. Allora, dunque, questo l'abbiamo letto, vediamo, stupenda fiera, non vedo l'ora di vederla, io sono di Mantova, vengo sempre volentieri, salutiamo Jessica. Grazie, Lara, Jessica. Avanti con la festa dei fiori e altre manifestazioni, siamo forti. Questo anche. Cos'è, un castellano, visto che siamo forti? Presumo di sì. Siamo in chiusura, ringraziamo allora Lara Fezzardi e Daniela Ferrari della Proloco di Castel Goffredo. Se volete aggiungere qualche cosa, ripetiamo anche le coordinate per trovarvi, insomma. Allora, no, io allora l'indirizzo dico io. Mail non me lo ricordo. info@prolococastelgoffredo.com 335-588-1636, il mio cellulare per avere la possibilità di aderire all'iniziativa e per avere tutte le informative. Comunque seguiteci anche su Facebook, che siamo presenti anche lì, e vi aspettiamo dalle 9 alle 19 domenica, appunto, per Dillo coi fiori. Io vorrei invece invitare tutti coloro che volessero partecipare alla Proloco, sapere di più della Proloco, entrare in Proloco, a venire all'assemblea di giovedì 16, dove? Ore 21 in Galleria Bazzani. Presenteremo il bilancio dell'anno scorso e ci saranno queste elezioni nuove del nuovo direttivo. Benissimo. Grazie a voi.